Dal 13 febbraio Cava dei Tirreni ha una nuova agenzia di viaggi, Conturbante Viaggi e Turismo, in via Guerritore 24. La voglia di trascorrere un'allegra serata nel fine settimana a Cava dei Tirreni, per molti, ha prevalso sulla prudenza e sul senso di responsabilità necessari a scongiurare in questa fase 2 una ripresa dei contagi da Covid-19. Tra le criticità riscontrate ci sono specie in piazza San Francesco gli assembramenti, il mancato rispetto da parte di alcuni esercenti del Borgo Grande, delle regole che impongono in Campania la chiusura alle 23 per le attività della Movida. Ciò ha rammaricato l'assessore alla sicurezza Giovanni Del Vecchio, che nella giornata di ieri, con parole dure, ha commentato quanto accaduto sabato. Sono incazzato, sono molto risentito e profondamente rammaricato, perché tantissime sono state ieri sera le segnalazioni su video, su foto che mi sono giunte nella qualità di assessore alla polizia locale e alla sicurezza di Cava dei Tirreni. E quello che mi hanno segnalato è sconcertante. Mi hanno detto che alcune attività che esistevano sul Borgo Grande di Cava dei Tirreni non hanno rispettato la sospensione dell'attività di bar. C'erano alcune attività che avevano una doppia licenza, ristorazione e bar, hanno continuato perché potevano continuare legittimamente l'attività di ristorazione, ma nel contempo hanno continuato anche l'attività di bar. Questo è assolutamente vergognoso, non tollerabile e irrispettoso da un punto di vista proprio economico e morale per tutte quelle attività che hanno rispettato le regole. Quindi le cose non sono andate come noi immaginavamo. Tutta la fiducia riposta negli operatori è stata ieri tradita e mortificata. Numerosi assembramenti sono stati registrati nelle immediate vicinanze dei locali, all'interno di alcuni locali, negli spazi aperti, su tutti piazza San Francesco. Non abbiamo dato quell'esempio che mi attendevo di una movida disciplinata, di una movida sicura sul piano igienico sanitario. L'assessore Del Vecchio si è soffermato anche sull'argomento controlli, ponendo l'accento sulle difficoltà economiche che rendono complicato disporre servizi straordinari della polizia locale, e facendo appello al prefetto e al questore affinché, soprattutto nel prossimo fine settimana, sia rafforzata la presenza delle forze dell'ordine a Cava dei Tirreni. L'emergenza da Covid-19 non ha mortificato soltanto le tantissime attività produttive, ma ha anche piegato le casse dell'ente. Noi abbiamo a stento le risorse per pagare gli stipendi ai dipendenti, figurarsi di straordinari, e quindi noi abbiamo una carenza di risorse, non solo economiche ma anche di organico. Di qui io mi sento di rivolgere un fortissimo appello al prefetto e al questore. I carabinieri, la polizia di Stato e la finanza locale ha a disposizione pochissime pattuglie, questa è una realtà, ma non è sufficiente. Occorre che vi siano nella prossima settimana, soprattutto il fine settimana, perché Cava, non dimentichiamo, è la seconda città della provincia e la movida è molto molto forte a Cava dei Tirreni. Occorrono che vi siano dei rinforzi di pattuglie, anche se provenienti da Napoli, da Nocera, che assicurino una rete di controllo e rispetto delle regole. Noi, tutti, nessuno escluso, soprattutto le tantissime attività produttive, non si possono permettere di avere un'altra chiusura totale. La città non si può fermare nuovamente, altrimenti l'economia di Cava dei Tirreni non potrà mai più ripartire.